Signor Calpi, oggi abbiamo una sfida molto molto importante, una missione di vitale importanza che non possiamo fallire assolutamente. Sai che cosa dobbiamo fare? No. Perfetto, allora non hai capito nulla di quello che ti ho detto prima. Prima cosa, dobbiamo inserire il codice cap nel negozio oggetti, soldato. Ecco, questo è fatto, quindi perfetto. Seconda cosa, dobbiamo invitare un giocatore a caso della mia lista di amici. Intanto, raga, ci chiamiamo Pro Player 3003 e Nambu Player 3004 per fingerci Nambu con la voce modificata e chiedergli di fare il provino per il suo team. Solo alla fine scoprirà che io sono in realtà Cap e lui è Calpis. Sono curiosissimo di vedere la sua reazione, ma direi di iniziare. Ah, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale. Calpi, ho appena invitato in lobby un certo Pizza Pasta Mando, che sembra essere un giocatore promettente. Speriamo che si unisca. No, non si sta unendo. Secondo me è francese. Ma ti dici che è francese? Calpi, non ne ho la più pallida idea. Oh, aspetta, è entrato. Ciao. Ciao bro, perché mi hai invitato? Io ho iniziato a giocare a Fortnite e sono molto forte, perciò vorrei fare il provino per un team. Hai un team te per caso? Sì bro, se vuoi puoi fare il provino per il mio team. Si chiama Dragons. Ah, Dragons, perfetto, vai, andiamo. Ok, Pizza Pasta Mando. E noi andiamo a Lago Languado. Che dici? Va bene, bro. Ah, intanto non ti ho presentato il mio amico, che è quello che sta giocando con me ora. E lui si chiama Gigino. Salutalo. Ciao Gigino. Ma tu, pro player, come ti chiami? Ah, il mio nome è Giovannino. Ah, ok, Giovannino. Cioè, in realtà mi chiamerei Giovannino della Dolorata, però gli amici mi chiamano solo Giovannino, quindi chiamami anche te Giovannino, perché ormai sei diventato un mio amico se mi fai entrare nel tuo team. E quindi cosa devo fare io per entrare nel tuo team? Allora bro, devi fare 15 kill vittoria reale. 15 kill? Ok, è un gioco da ragazzi per me, che sono super forte. E poi anche il mio compagno è molto forte. Tu adesso non lo puoi sentire, però si chiama Gigino. Gigi. Okay. Oh cavolacci! Aspetta un secondo che uccido qua. Perfetto, ho fatto la mia kill. Ma lui si è un po' buggato, l'hai visto? Intanto, Gigino, come vanno qui le cose? Da me va benissimo, Luigino, lì, Peppino, come ti chiami? Che calpi, Volevo dire, tu non lo senti, Gigino, giusto? Giusto. Perché lui ha dei problemi con il microfono, quindi non puoi sentirlo. No, comunque, io ti volevo fare un po' di domande. Innanzitutto, quanti anni hai? Ho 8 anni, bro. Ah, 8 anni, ok, vabbè, allora sei grande. Io sono un po' più grande, ne ho 10. Però, comunque, 8 anni, dai, sei grande. Tu da quale stagione giochi? Io da quale stagione gioco? Io gioco in realtà non da tantissimo, perché comunque ho iniziato a giocare nella stagione 5, mi sembra capitolo 2. Quindi, comunque, non è da tanto. Insomma, è da poco, ecco. E di dove sei? E sono di Milano. Ragazzi, come al solito nei negozi oggetti sono uscite un sacco di nuove skin. È tornato finalmente Castore. Io vi ricordo che come al solito chi mi segue sempre e guarda tutti i miei video riceverà un sacco di regali. Mi raccomando, inoltre, per essere dei veri capitani, il codice cap nei negozi oggetti. Ma una domanda molto bella, ma sei forte? Io sono molto forte, a giocare. Guarda, il mio amico Gigino te lo può confermare. Che comunque... No, oh cavolo. Gigino non confermo. Oh cavolo. Gigino! 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 No, Gigino, vi ha rubato la uccisione! Hai visto? Gigino me l'ha rubata! Gigino cattivo. Ecco, diglielo. Oh cavolo, signor Pizza Pasta, ma quindi te mi stai vedendo ora? Sì, ti sto vedendo. Ok, guarda quanto sono forte, adesso ti faccio vedere. Allora, rompo la scatola, poi rompo l'altra scatola e prendo la cura bomba. Ma guarda quanto sono forte, hai visto? Dai, tu non lo sai fare, ammettilo, non lo sai fare. Comunque adesso, lo sai fare o non lo sai fare? Cioè, io credo di saperlo fare. Tu lo sai fare? No, il mio amico Gigino mi ha di nuovo rubato la kill! Cavolo! Gigino, la smetti? Ah, mannaggia, te non ti sopporto più, Gigino. Gigino, qui, cavolo. No, Gigino, niente, arrivo. Non l'ho colpito. Porca miseria. Ma, Pista Pasta, hai qualche consiglio, qualche cosa per aiutarmi a fare le uccisioni? Dovete ballare. Come ballare? No, Pizza Pasta, non posso. Ma a parte che ho solo un ballo, perché comunque ho iniziato a giocare da poco. Quindi, se vuoi ti posso fare, vediamo un po'. Questo qui, questo è un ballo da forti. Sì. È forte, vero? Ok, lo sapevo. Sì. Quindi...
Hai qualche altro consiglio per fare quelle uccisioni? Per farne tante, io voglio fare tante uccisioni. Dovete prendere un'auto e scontrarvi contro un muro. Ma come scontrarci? No, Gigi, no, beh, no, volevo dire pizza pasta. Mi sa che qui stiamo un po' esagerando. Ma come scontrarci contro un muro? Non mi sembra il caso, ecco. Allora, devi fare un rituale. Come un rituale? In che senso un rituale? Cioè, devi far tipo delle cose di seguito senza sbagliarle. Ok, va bene. E quindi, che rituale devo fare? Devi fare un box da 4. Ok, un box da 4. 1, 2, 3 e 4. Ecco fatto. Un box. Non è un box, è un box da 4. Ah, un box. Ho capito, ok. Allora, 1, 2, 3 e 4. Che dici? No, bro. Vabbè, allora io non li so fare questi rituali. Allora non puoi entrare. Però guarda che cosa ho fatto. Appena una ciacchinata, hai visto? Oh. Sì. E questo, con questa posso entrare nel team? No. Ma come no? Ma non è possibile, ma perché non posso entrare nel team? Perché devi prima fare il rituale. Ok, allora fammi vedere come si fa questo rituale. Come si fa? Devi fare un box da allora, ok, ecco fatto. Ora ho fatto un box. Poi? Poi devi mettere una piramide. Ok, ho messo una piramide. Fai entrare il tuo amico dentro. Aspetta, Gigino! Gigino, arrivo, vieni arrivo. Qui. Ok, perfetto, sta entrando. Poi? Dentro la piramide. Ok, entra. E che poi cosa il tuo amico fare, deve adesso? Ballare. Ma come il mio amico deve ballare? Amico, balla! Allora, per ora devi fare tipo muro, scala. Allora, aspetta. Calma! Ti dai la calmata! Vabbè, ascolta, ti dai la calmata. A parte che qui c'è la gente che mi spara. Poi come faccio a fare tutte quelle cose che hai appena detto? Aspetta, Gigino, dammi la mano. Ok, perfetto, ci ho pensato io, Gigino. Vai, tranquillo. Ok, allora, stavi dicendo, cos'è che devo fare qui come rituale? Devi fare tipo il box, l'hai già fatto. L'ho fatto il box, è lì. Ah sì, poi devi intrappolare il tuo amico nella piramide. Ma perché devo intrappolare il mio amico? Ah, amico, Gigino. Gigino, arrivo. Corri, Gigino, corri. Allora, ecco qui. Gigino, vai, entra nella piramide. Poi? Poi tu vai sopra la piramide. Ok, sono sopra la piramide, punta. Eccomi. E perfetto. Fai su, giù. Su, giù e su, giù. Ecco, okay. Fatto. E poi devi sparare al tuo amico. Ma perché devo sparare al mio amico? Ma che non senso ha? Farmi, vieni qui, Gigino, vieni qui. Giuseppino. Ti ricordo che sono giovannino. Vabbè, vabbè, lì. Comunque stavamo dicendo, Gigino, cavolo, dobbiamo fare le uccisioni. Mancano solamente 15 persone. Ci servono uccisioni, Gigino. Stai perdendo troppo tempo, porca miseria. Inizia prima cosa a sparare in aria, così magari qualcuno lo attiriamo. Te che cosa ne pensi? Ma sei sicuro, giovannino? Pizza pasta, mi senti? Pizza, sì. Pasta, ok, sì, che cosa dobbiamo fare per attirare i nemici? Scusa un attimo. Devi ballare. Ma ancora? Ma non è possibile, va bene, ballo. Ok, sto ballando, ora cos'altro devo fare? Ora, dovrebbero venire da te. A me non mi sembra che stia funzionando questa tua tattica infallibile. Però, devo dire una cosa, secondo me non sei molto forte. Come non sono molto forte? Guarda che così mi offendi, A parte che sei più piccolo di me, quindi non puoi parlare. Tu hai 8 anni, io ne ho 10, ti ricordo. E poi, io sono molto forte. Anche il mio amico Gigino è forte. Fidati, sì, il mio amico Gigino è molto forte. Che cavolo, non puoi dire niente. Né di me né del mio amico Gigino. Però, il tuo amico sembra un po' più forte di te. Cosa hai detto? No, non dire queste fesserie. Il mio amico si chiama Nabo Player e io mi chiamo Pro Player. Io sono forte, lui è scarso, vedi come dice il nome. È molto semplice. Comunque, adesso appena trovo un nemico ti dimostrerò che sono all'altezza di entrare nel team. Aspetta, ecco Gigino. Giuseppino. Gigino, ho sentito Giovannino ancora. Giovannino. Volevo dire, Giuseppino. No, porca miseria. Gigino, allora ci stiamo un po' confondendo. Allora, eccolo qui, perfetto. L'ho trovato, ci penso io. Sì, vedi, l'ho ucciso io. Non provare più a dir che il mio amico è più forte di me. Che non è vero. Gigino non è forte quanto me. A me sembri Nabbo, però. Io? Sì. Ma come sembro Nabbo? Scusa un attimo, guarda che io sono molto forte a giocare a Fortnite. Adesso te lo dimostrerò. Guarda un po' che cecchinata faccio. Boom! Gigino! Gigino, non ti permettere mai più di rubarmi le kill. Vedi poi qual è il problema. Tu dici che il mio amico è forte. È molto semplice, il mio amico mi ruba tutte le kill. Non è possibile, porcacchia. Lo vedi anche te che mi ruba le kill. Però lui cosa? Se le kill. Lui se ne merita cosa? Ma se io sono più forte di lui, perché lui si merita le kill? Scusa un attimo, non è possibile. Guarda so che c'è chinate che ti faccio. Ti faccio un 360 e poi boom! Vabbè, volevo dire Gigino! La smetti! Ma cosa fai se sei un nabbo? Ma non è possibile che mi rubi tutte le uccisioni. Porca miseria. Il mio amico è fortissimo. Ma non dire più queste fesserie. Non è possibile. Il mio amico non è per niente forte.
Io sono molto più forte di lui. Sei fuori dal Team Dragons. Ma come? Ma allora, ascolta, il mio amico Gigino, che tu probabilmente non senti, ha appena detto che io non posso entrare nel Team Dragons. Digli che non è vero, perché insomma, pizza pasta, mi sembra una cosa veramente impossibile che io non possa entrare nel Team Dragons. Boh, secondo me ha ragione il tuo amico. Come ha ragione il mio amico? Ma come ti permetti? Scusa un attimo. Quindi tu non vorresti farmi entrare nel Team Dragons? A me sembra più forte lui, a te mi sembri un po' nabbo. E quindi non ho capito, lui può entrare e io no? Boh, dopo deciderò. Ma come dopo deciderò? In base a cosa deciderai? Guarda che siamo molto vicini alle 15 kill, ce ne mancano poche. E poi guarda, qua davanti a me ho anche appena trovato una Lamborghini. Ecco, ti sembra una cosa da tutti trovare una Lamborghini? Ho appena trovato una camera di Lamborghini. Come faccio a non poter entrare nel team? Guarda quanto sono forte a guidare, scusa un attimo. Cioè guarda, aspetta, vedi, non ho colpito neanche un muro. Neanche uno. Però mi sembri lo stesso nabbo. Ma come ti sembra nabbo? Guarda qui che come sto guidando. Scusa, hai mai visto uno guidare meglio di me su Fortnite? Cioè guarda, sto anche schivando tutti i proiettili. No, Gigino! Gigino, non ti permettere di sparare il nemico. Il nemico è mio, guarda, adesso lo investo. Se lo investo mi fa entrare nel team. L'ho investito! Vedi, si stava anche muovendo molto. Guarda, adesso ti faccio vedere che cosa facciamo. Aspetta, l'ultimo. Però ora cosa? Però ora la polizia ti deve dare una multa perché l'hai investito. Ma siamo su Fortnite, l'ho investito. Cioè, non è che l'ho investito veramente. L'ho investito con la macchina di Fortnite. Non so se hai capito. Ok, Gigino, manca solo l'ultima persona. Guarda che cecchina te faccio. Boom! La cecchina della vita! E faccio la vittoria reale. Ora non sono più all'altezza di entrare nel team. Ti sembra che non sono più all'altezza di entrare nel team? Bro, secondo me sei molto scarso. Ma molto, molto. Ma come? Mai visto che ho fatto una cecchinata assurda? Ho fatto anche vittoria reale. Vabbè, perché dici che sono scarso? Perché mi sembri scarso, cioè da vederti. Io ti sembro scarso? Ma che cosa stai dicendo? Non è assolutamente vera questa cosa. Però il tuo amico secondo me è molto molto forte. Ma come il mio amico è forte? Ma l'hai visto? Sì. Si chiama Nabbo Player. Si chiama Nabbo Player. Calpi, non esultare. Volevo dire, si chiama Nabbo Player. Che cavolo stai dicendo? È Nabbo lui. Bro, ma aspetta, ma io questa voce me la tipo riconosco. Ma come la conosci? La mia voce. Sì, cioè mi ricorda qualcuno. Ti ricorda qualcuno? Ma che cosa stai dicendo? Ma aspetta, ma secondo me... Cioè hai tipo la voce di Capitan Blazer. Ma che cosa stai dicendo? Io la voce di Capitan Blazer? Ma no, io non lo conosco neanche. Quello fa schifo. Sì, insomma, è inguardabile. Secondo me tu sei Capitan Blazer. Io? Sì. Io? Ma no, assolutamente. Ma quando mai? Ma bro, ma tu sei Capitan Blazer. Ma non è vero. Ma non è vero. Invece non vedi sì. Quella voce completamente diversa. Ma che cosa dici? No, dai, non siamo... Non ci assomiglio nemmeno. Ecco, non dirmi più queste cose che mi fai arrabbiare, te lo dico. No, sei davvero Capitan Blazer, bro. No, ti dico che sono un fake. Non so. Invece lui. Sei Capitan Blazer. Allora insistiamo. Non sono lui. Ma se sei Capitan Blazer veramente, perché hai voluto fare il provino per il mio team? Perché io volevo entrare nel tuo team, ma tu non mi hai fatto entrare. Mi dispiace. Adesso ormai il provino l'ho fatto, tu non mi hai fatto entrare. Peccato, perché sarei voluto tanto entrare nel tuo team. Mi dispiace, bro. Ma no, ma adesso io, bro, sono triste, cioè... Ma come sei triste? Bro, però mi dispiace. No, tu non mi hai fatto entrare nel tuo team. Adesso no, non puoi tirarti indietro. Non mi hai fatto entrare. Quindi, vabbè, niente, dai, ti saluto. Nel senso, mi dispiace, non... Non posso entrare nel tuo team ormai. L'hai detto tu, ecco. Vabbè, niente, dai, sarà per una prossima volta. Che dici? Ma no, ma bro, cioè, se tu non entri nel mio team, allora fai schifo, cioè. Ma come faccio schifo? Ma dai, ma che cosa stai dicendo? Scusa. Allora, prima mi fai fare il primo nel tuo team, poi mi riconosci, capo. Guarda, e boh, che non entro nel tuo team, faccio schifo. No, ma sei proprio... sei proprio un nabbo, cioè, bro. Ma perché? Vabbè, grazie. Però tu, capo, fai schifo. Io me ne vado, ciao. Niente, Carpi, questo se n'è andato. Cioè, ha tirato... Come scoperto che sono io che non volevo entrare nel suo team, ed è uscito dalla lobby. Beh, io sarei entrato nei Dragons, sinceramente. Ho capito, dai, ma non mi ha fatto passare il provino solo quando ho scoperto che ero io, poi me l'ha fatto passare, così non vale. Comunque, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella, codice campanella con i soggetti. Detto questo, io alzo le mani, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!